Ragazzi, buongiorno a tutti, grazie Ferretto l'introduzione, ho detto delle cose importanti, secondo me al di là faccio i complimenti al mister complimenti davvero, sono venuto anche a vederti a Cesena, potevi regalare un'altra gioia ma non ce l'hai fatta, anche se meritavi di vincere 6-7-0 quella partita. E niente, no, quello che ha detto è importante, secondo me, e siccome parliamo allenatori, e l'allenatore adesso ha lo staff che è una componente troppo importante per quello che facciamo, perché da soli non si riesce a fare niente, c'è da gestire un sacco di cose, dirigenza, tifosi, bisogna allenare un po' tutti, giornalisti. E quindi il compito dello staff diventa importante. Io mi sono trovato a fare per 7 anni il collaboratore di Roberto, sono stati 7 anni bellissimi, ovviamente belli, formativi, la possibilità comunque di vedere il calcio sotto un punto di vista diverso, perché fare il secondo una cosa, fare il primo un'altra. Però ti fa crescere e però mi ha fatto capire anche un'altra cosa, che i collaboratori quando lavorano con l'allenatore devono dare quando vanno al campo ogni mattina al 100%. E quindi è da lì che nasce la mia idea, non tanto perché non mi trovassi bene con Roberto, non tanto perché avevo chissà quali ambizioni, io soltanto che mi svegliavo ultimamente, andavo al campo e non avevo quella grinta che c'avevo magari nei primi anni. Io credo che il mister per correttezza bisognerebbe dargli sempre il 100%, perché se ai giocatori chiediamo il 100%, io al mio staff chiedo il 100%. Io in quel momento lì non mi sentivo di dare il 100%, quindi a Roberto gli ho esposto la mia difficoltà, il mio disagio, se possiamo chiamarlo così, e ho deciso di venire via. Ovvio che sarebbe stato comodo perché andavo al Brighton, facevo le cose, ma in realtà noi dobbiamo guardarci dentro, dobbiamo fare questa cosa e ripagando, tra virgolette, che ci dà la possibilità di lavorare. Quindi ho deciso solo per questo motivo e ci tengo a dirlo perché so quanto è importante lo staff, che adesso tra l'altro vi presento, anche se sono venuti soltanto in due perché gli altri ovviamente sono in vacanza.